affrontare la prossima partita come penso che abbiamo affrontato tutte le partite, perché anche a Siena penso che l'abbiamo affrontata col piglio giusto. Sappiamo di affrontare una buonissima squadra che ha fatto un mercato importante e quindi è una diretta concorrente per la salvezza e quindi ci teniamo a far bene e a fare risultato. Diciamo che è stata una doppia amarezza la sconfitta di Siena, perché vedere tutta quella gente che ha fatto tutti quei chilometri e sostenerci anche sul 3-0 è stato stupendo. Infatti dispiace anche per loro, perché vediamo la passione che ci mettono ogni partita e noi cerchiamo di ripagare tutta la loro fiducia e il loro sostegno. Le sconfitte fanno male a chiunque, sia a me che ho fatto, come dici tu, delle parate, ma penso che tutta la squadra ci sia rimasta male, perché perdere fa male a chiunque, non solo a me. Io non baso le mie prestazioni in base ai punti che posso dare alla squadra, io do il mio durante la settimana. Se riesco a dare il mio contributo anche il sabato sono doppiamente contento, quindi non penso a quanti punti posso aver regalato io alla squadra, perché comunque in campo andiamo in 20 e quindi tutti e 20 siamo complici delle vittorie, complici delle sconfitte e di tutti i risultati che arrivano sul campo. No, sono una buona squadra, hanno degli ottimi giocatori anche lì davanti. Quindi sappiamo come li dobbiamo affrontare, stiamo iniziando a prepararla nel modo giusto, come è giusto che sia. Quindi come penso che affronteremo questa partita, come abbiamo affrontato anche il resto. Poi, giocando in casa, ovviamente siamo ancora più responsabilizzati verso la gente e verso il pubblico. Devo dire la verità che si è creato un gruppo fantastico, al di là della squadra, dico proprio tra portieri. Quindi, e di questo sono contentissimo. E la competizione è giusto che ci sia, però si vive con tranquillità e serenità. Cioè, è un piacere allenarsi insieme ad altri portieri forti come Seculin e Di Masi, quindi la competizione c'è, è giusto che ci sia e penso che sia importante, cioè sia per un portiere che per tutti gli altri, quindi non la vedo come un problema. Sì, no, il risultato è bugiardo, sicuramente, perché meritavamo di più, perché la partita l'abbiamo affrontata bene. Poi ci sta che magari quando tu cerchi di recuperare una partita puoi concedere qualcosina in più, quindi non è il risultato che ci deve far preoccupare, perché penso che sia davanti agli occhi di tutti che la squadra ha fatto bene e si è presentata bene davanti a uno squadrone come il Siena. Innanzitutto non voglio parlare di errori arbitrali, perché cioè, penso di farmi pure portavoce della squadra e della società, perché degli errori ci possono stare sia a favore che contro, quindi andare lì a dire abbiamo perso per colpa dell'arbitro non mi sembra giusto. Poi magari ci può essere l'episodio, ma non è quello che andiamo ad analizzare dopo una sconfitta.